insomma, non so se a questo punto farlo o meno, quando è che esce, se esce l'ordinanza del centro storico, perché il centro storico è trattato, aiutami a dire, perché me le sono sentite i giorni. Prima di arrivare a quella, siccome questa si potrebbe agganciare in modo da avere una risposta, sì. Nella seduta del 4 luglio 2011 praticamente il Consiglio Comunale ha approvato questo, sono stampato, la delibera sulla ricostruzione, cioè la delibera sulla ricostruzione con il comunale di Comune. È una delibera o è una provvedimento? È un provvedimento approvato all'unanimità, portava le firme di Enzo Lombardi. Però non è una delibera, cioè è del Consiglio. È un provvedimento, non è una. Da una parte dice un Consiglio Comunale, è una delibera di Comune. Però non è un progetto, se dicendo, è una delibera di intento, cioè loro lì hanno espresso, giusto, la volontà. Vorrei distinguere le due cose perché mi sembra fondamentale. No, loro, ecco, la stampa, la delibera si propone di individuare la priorità dell'intervento della ricostruzione del centro storico, privilegiando in confronto con il piano regolatore generale l'apporto diretto dei cittadini. Questo è quanto riferisce, quindi fa le zone stesse. Aspetta, si propone di più quando abbiamo inizio? Allora, in particolare con la delibera approvata il 4 di luglio si propone di individuare. Quindi è una proposta. No, si propone di individuare. Però è una proposta. Certo, una delibera non si propone, strano. Attenzione. La proposta la propone un gruppo di consiglieri, poi il consiglio l'ha approvata. L'ha approvata, ma sì. La proposta è, a me il piano, un'altra cosa. La proposta è, dice, si propone di individuare una priorità di interventi per la costruzione del centro storico, privilegiando in conformità con il piano regolatore generale l'apporto diretto dei cittadini, questo è quanto viene riferito. Quindi si individuano nelle zone esterne del perimetro, si potrà intervenire con gli immobili in base alle ordinanze attualmente vigenti. Nelle aree interne delle antiche vie cittadine, ma di fuori del centro storico propriamente detto, si potranno invece effettuare interventi di recupero su singoli edifici, bla bla bla, mentre a un certo punto dice nelle aree ricadenti di fuori del centro storico è obbligatorio il consorzio. Quindi questo è ciò che vuole fare il Comune. Noi, a noi ci sta bene, a noi come cittadini è, però questo si può fare o viene meno al piano di ricostruzione come lo vuole il decreto numero 3, che quando noi andremo a presentare i progetti qualcuno dice no, metteteli da parte, questo è. Quindi questo, se non ho capito male, è lo stesso discorso che ci ha fatto Iacovoni, cioè in conformità con il piano regolatore. Esattamente, Iacovoni è il piano di ricostruzione per il Comune, è questa nel piano regolatore. Però si smentisce subito dopo dicendo, attenzione, dicendo che però nella zona del centro no, praticamente hanno individuato delle aree, no? E là immediatamente interna alle mura, dove non è necessario fare consorzio, fino a che si arriva al centro, diciamo la parte dove stiamo noi, dove è obbligatorio fare il consorzio. Aspetta, allora il famoso asse del centro storico deve partire con i consorzi. Sì, sì, assolutamente sì. Questo io per esempio mica l'avevo capito, mi sembrava il contrario. No, cioè che qui si facesse con variante al piano regolatore. No, quindi è ancora un'altra cosa. I consorzi sì, e anzi poi comunque ci dice che la delibera prevede infine la costituzione di un ufficio speciale per il centro storico, con funzione di raccordo e di coordinamento rispetto al processo di ricostruzione. Cioè il Comune vuole agire così. Quindi a noi va bene. Giusto? O è in contrasto? E allora bisogna riassumere anche questa. Sono state stabilite anche quel discorso relativo all'aspetto dove non si può ricostruire, certo, il Comune acquisisce, certo, l'aria, sì, sì, e ti dà assolutamente sì. La compensazione. Sono state stabilite anche dei criteri. E tutta quella famosa giornata che fu preparata il 20 di giugno, un altro giorno quando non hanno raggiunto il numero legale, e poi la settimana successiva. Quindi questa è una.
proposta. Quindi bisognerebbe riassumere queste cose che tu hai detto in breve in una frase e poi domandare conto a lui. Sì, cioè è in contrasto allora, con... Allora Giulia, tu occupati, la fai precisa in maniera che poi senza che la riscriviamo. Se è stato giovedì, questa è stata approvata il lunedì successivo alla mancanza del numero legale, poi il giovedì c'è stato il tavolo tecnico con Letta e tutti, ed in pratica, sempre dai resoconti della stampa, sulla stampa, è uscito fuori che sia Chiodi sia lo stesso Letta erano d'accordo con questo tipo di orientamento, andando a considerare questo, chiamiamolo, progetto di ricostruzione, progetto nel senso di modalità, come dei piani stralcio. Come dei piani stracci, quindi in questa ottica si può fare e quindi non c'è bisogno di un piano di ricostruzione, perché poi la partita comune e commissario la stanno a giocare, piani di ricostruzione sì, piani di ricostruzione no. Questa voglio dire, il nucleo di tutta quanta la discussione è questo aspetto qua. Perché a differenza il piano di ricostruzione generale, il comune dice che non c'è l'obbligo. Il comune dice, perché devo fare il piano di ricostruzione generale se io il piano regolatore come indicazione urbanistica sono vigente? Ma le indicazioni urbanistiche sono rimaste tali. Allora io faccio grandi piccoli piani di ricostruzione che sono i famosi comparti. Potrebbe essere tutto del centro, quello mi sembra chiaro, ho capito, poi dipende dalla necessità che tu hai di fare più piccolo, più grande, ma dipende da quello il piano di ricostruzione, in modo che dovrebbe essere più snello e più veloce, perché fare un piano di ricostruzione di tutto sarebbe molto lungo, se ci vuole un top, ma due anni, se non so quanto tempo ci vuole, fare invece piccole aggregate diventa molto più semplice. Sì, il contesto complessivo rimane tale, tranne lì dove tu decidi di non andare a ricostruire perché in quell'area non vuoi ricostruire perché abbiamo le cadenze, perché decidi di farci un servizio pubblico, ma per il resto l'assetto della città rimane tale. Una cosa che mi sfugge completamente, se questo è vero, no? Allora perché per esempio sotto servizi, in tutto questo, come vengono calati? Che non ne parla nessuno. Cioè la strategia dei sotto servizi, che poi dovrebbe essere effettivamente una strategia globale, no? Perché non è che tu puoi ricostruire solo un pezzetto, cioè sicuramente affronterai un pezzo di volta, ma se non fai il discorso di strategia globale e tu ricostruisci una casa, che facciamo? Rirompiamo le strade per fare i servizi? No, sotto servizi sul centro partono tutti insieme, non è che ci sta partendo il calcio. Il piano però io non ne ho sentito parlare mai di questo piano dei sottoservizi, tu sì, io ho sentito solo che saranno fatte delle riunioni iniziali. E beh, mostra, non andare avanti, tra un po' stanno preparando i bandi per l'affidamento delle ditte. Hanno anche la disponibilità fuori per questo. Economica. Dopo un paio d'anni dovrebbero risolvere. Dipende da. Dai tempi, dalla necessità, perché queste cose. Viviamo per sì, quelle che per sono grosse aree, per sì. Quindi diciamo che questa è una. Allora, queste sono due che si legano, i piani di ricostruzione e questa delibera del comune, appunto, in relazione. Sì, che ci faccia stare tranquilli, è così che dobbiamo agire, non è che poi alla fine qualcuno ci dice no, ma che avete capito? C'è il decreto numero 3, è quello che c'è destra, perché quello che c'è. Oh, poi c'era un'altra cosa che ci chiedevano pure su Facebook, qualcuno l'ha scritto e l'abbiamo detto anche noi, lo riprendo, questo discorso dell'Aquila capoluogo. Cioè il senso, vabbè, o prima, no, seconda, insomma, adesso sto facendo delle aree omogenee, cerchiamo di. Quindi l'Aquila capoluogo, questa è una. La seconda subito legata è quello che avevamo detto l'altra volta, gli uffici in centro, perché non si riportano gli uffici regionali in città. Regionali, perché ovviamente la competenza in questo caso. Quali sono gli uffici? Il capoluogo poi c'è legato il recupero delle scuole, no? Sì. I famosi soldi che sono arrivati all'area per il fratello, poi sono stati divisi invece poi in tutta la regione. Allora, sono arrivati soltanto 2 milioni, il resto è andato per tutta la regione, effettivamente.
e creativo. La stessa cosa sta succedendo sui fondi dell'ANAS, 200 milioni dell'ANAS. Ecco, questo l'ho messo da una parte. Ma legato sempre al ruolo strategico della città, capito? Gli stessi fondi per la ferrovia. Allora i fondi della ferrovia, ci rimettiamo dentro pure 45 milioni di... Sì, l'avevo scritto qua. Il decreto Abruzzo e l'assicurazione dell'ospedale. Tra l'altro con una riflessione che mi era venuta in mente giorni fa. Allora, l'importo che doveva essere liquidato dall'assicurazione per quanto riguardava i danni all'ospedale San Salvatore era di circa 90 milioni di euro. Dopodiché il manager in quei giorni, che era ancora Marzetti, ha detto che con questa procedura accelerata, proprio per fare in maniera tale di prendere immediatamente questi soldi e per renderli appunto immediatamente disponibili per iniziare a fare i lavori di ripristino sull'ospedale, hanno fatto questa transazione con la compagnia assicurativa, per cui anziché prendere 90 milioni, chissà fra quanto tempo, hanno fatto questa transazione di 45-47 milioni di 47 rotti milioni di euro. Detto questo, se adesso questi soldi sono andati a finire nel calderone del bilancio regionale e quindi di fatto non si stanno utilizzando per i lavori sull'ospedale questi dei soldi dell'assicurazione, questa operazione transattiva che in pratica ha decurtato del doppio quello che tu dovevi avere dall'assicurazione, perché è stata fatta? Ci potevamo pigliare 90 milioni di euro allora, no? No, vabbè, questa è una domanda che possiamo fare, anche se secondo me ha già risposto Silveri dicendoti che poi la ASL è stata fatta Avezzano, L'Aquila, Sulmona, non è più l'ASL dell'Aquila e quindi sono cambiati completamente in questo periodo i criteri di ripartizione dei fondi dell'assicurazione per i danni sull'ospedale e non sono solo dell'Aquila, perché dobbiamo dire che devono rimanere sull'ospedale, sì, no? Però ha già detto Silveri che non è così, che non devono rimanere, si sa, perché l'azienda a questo punto è un'azienda unica, lui così c'ha torto, c'ha ragione da un punto di vista legale, è così. Allora, allora, questo non ho capito, se mi fonde la macchina scusami Patrizia, ma a maggior ragione questa mia, no, io sto dicendo quello che ci ha detto lui. No, senso, Patrizia, la domanda rimane, sta qua e gliela facciamo, però secondo me ci risponde allo stesso modo. A maggior ragione vale la domanda, perché se così era e se così deve essere, per quale cacchio di motivo non vi siete pigliati 90 milioni? Cioè, dovevate pigliare 90 milioni almeno. No. Scrivi la bella precisa, sì, con tutta la... No, non lunga, le domande... Prendi 90 milioni anziché prenderne 45. Ma poi mi contraddice però, perché 90 milioni non te l'avrebbero dato subito. Ma se si sta dicendo che non vengono utilizzati e non possono essere utilizzati solo per l'ospedale e per il ripristino dell'ospedale, ma che secondo quello che ha detto Silveri vanno rimessi nel bilancio regionale. Quello che hai detto tu è vero. Allora, è giusto dire io me ne piglio 47 subito perché ho urgenza di spenderlo, perché i 90 forse me ne dà 10 anni, 5 anni, quindi forse è giusto come idea. Quando la scelta l'ha fatta su questa base e mi sembra corretta. In quel mentre però non esiste più l'azienda sanitaria dell'Aquila, ma esiste quella provinciale. Allora, i soldi giusto che vanno nel bilancio dell'azienda sanitaria e va bene. Il problema, quello che dice lei, è che i 47 tu li devi spendere sull'ospedale dell'Aquila perché era di intervenire. Allora, formalmente transita nel bilancio perché è unico. Però l'importante è che tu li spendi per l'ospedale dell'Aquila. Certo, e lui ha detto di sì, e noi abbiamo dimostrato che non è vero. Che non era questo. E noi lo dimostriamo ancora, perché siamo a far preparare le carte, mo stanno uscite al bilancio dell'azienda sanitaria, e gli dimostreremo che lui non le ha fatte. E ce le potrai avere queste carte. Si chiama Sandro De Nicola. Sandro De Nicola. Tutti cittadini uguali. Siamo qua a disposizione. Come si ti posso riprendere, Sandro, ti posso registrare? Sì, siccome è la seconda volta che sento questo argomento, e vista la mia lunga esperienza di 50 anni in materia di contabilità pubblica, perfetto, ritengo che questo aspetto, io volevo già sollevarlo in questa sede in una precedente riunione, io sono fortemente perplesso di piano tecnico contabile, perché dei 48 milioni liquidati dall'assicurazione. Adesso io non entro nel merito della
contrattazione che da 90 ha portato a 48, perché non ho elementi, non ho carte e non posso giudicare cose che non conosco. Però giudico l'operazione contabile dal punto di vista strettamente contabile, visto e considerato che fino al 2004 sono stato membro del Comitato Regionale di Controllo e conosco i bilanci dell'Unità Sanitaria Locale. L'azienda. Io vengo dall'Unità Sanitaria Locale, passare azienda, mi ricordo i miei albori, Dal punto di vista tecnico lascia fortemente perplessi l'operazione, perché la destinazione di quella somma, indipendentemente dall'entità, va rivolta solo a quello specifico settore. Diversamente costituisce, se non suffragata e sostenuta da elementi di legge, costituisce una distrazione di somme, perché nel momento in cui io faccio un'assicurazione e mi garantisco in caso di calamità, quella somma va rivolta là. Certo. Nel momento in cui la faccio entrare, rimane a disposizione e per essere utilizzata a riparare quel danno. Se utilizzata diversamente, costituisce una manovra cosiddetta di distrazione contabile, per cui non può essere utilizzata. Lasciamo perdere il Mona di Zano, perché questa attiene ad un altro tipo di discorso. Mi limito a spiegare e a dire dal punto di vista, come ho detto prima, tecnico contabile. Non può essere, a meno che, questo non lo so, a meno che non c'è una disposizione legislativa che dice che questo è consentito. Non credo, nella mia esperienza, 50 anni in materia di contabilità pubblica, quella somma doveva rimanere là, accantonata là e utilizzata per quella riparazione. Per cui sento dire la seconda volta, l'ho voluto dire l'altra volta, non è stato possibile dire, che dal punto di vista tecnico non è consentita né non è ammissibile. Grazie. Poi c'era qualche altra cosa che volevo segnare. Una era a proposito dell'ANAS. Vorrei che si approfondisse la domanda, la questione, il problema che riguarda la via Cavallo. Sì, non l'abbiamo ancora. Sto facendo solo delle aree omogenee. La Villa Capoluogo, gli uffici regionali, cioè delle cose che possiamo mettere sono insieme, collegate. MUSP, scuole, cratere, ANAS, ospedale. E per l'ANAS volevo dire anche, ma perché non insistiamo un po' anche su questo discorso della condizione delle strade dentro e fuori e in periferia nella nostra città, che sono qualcosa di, l'abbiamo visto quando piove, che succede. Le strade però sono di competenza ANAS. Vabbè, quindi se ci sono, questa è una domanda che si può fare. Vai tu, Giovanni. No, però quindi è in divisione dei mazzi, l'economia? No, ancora, non ci arrivo. Stiamo facendo delle aree, finora abbiamo fatto per aggiornarti, piani di ricostruzione in generale, e poi un'altra, l'Aquila Capoluogo e tutto quello, però lui voleva specificare. No, nel senso che per non ricadere le vecchie provinciali volenti, no, la capoluogo, eccetera, eccetera. Io parlerei del ruolo della città dell'Aquila. Perché? Ho fatto il consigliere comunale all'opposizione, quando c'era il sindaco Lembresa, e per 5 anni lui si riempiva la bocca di storia dell'Aquila capoluogo. Io insistevo nel dire che l'Aquila capoluogo, il ruolo del capoluogo si esercita, non si enuncia. In questo momento non siamo in condizioni di esercitarlo. Perciò il ruolo, la funzione, ci hanno detto l'altro giorno, come ti dicono, come aiuti a ricostruire, come attraverso la regione questa città può riacquisire il suo ruolo per poi esercitarlo, ci mancherebbe. Non è un'enunciazione, non è un fatto di principio, no, è capoluogo. E quindi poi di conseguenza quello che avete detto, gli uffici regionali, che cazzo aspetti a rimettere a posto un palazzo subito? Le scuole, certo. Va bene. Non vorrei che scadessimo le già, ecco, i soldi da guidare. No, cioè, visto che insomma, questo si potrebbe legare anche all'altro discorso che abbiamo fatto, che è quello del commissario, la data, la funzione del commissario.
questo in qualche modo si dovrebbe legare, cioè che progetti c'ha questa civiltà, fin quando, no? Diamo lei. No, ma scusate, io ribadisco, chiediamoglielo come presidente di regione, perché sì. Tu sei il presidente di una regione in questa città adesso sia il capoluogo. Quindi le separiamo. Che cavolo? Tu sei il presidente di una regione di questa città, che cazzo pensi qua? Noi avevamo detto di parlare insieme per il presidente, sì, siamo sì, troppo. Sì. Oh, poi io vi dico gli appunti che mi ero presi così un po'. Tu anche avevi preso. Le ultime cose che avevo sono la filiera, sì, e quindi c'era un discorso, una richiesta di accelerazione su tutte quelle che sono le sì, pratiche. Cioè, questa cosa che hanno presentato tra l'altro questo Fontana, lo ha detto prima la proposta, è stato il consiglio dell'11, dicendo che sarebbe fatto così questi. 4 mesi alla fine sarebbero per accelerare per avere un quadro dei tempi, però ci veniva il dubbio di quale case parliamo delle unicamente della periferia o di tutto, oppure perché come disse parlando insieme Pinacci, no, ma questo magari potrebbe essere valido solo per la ricostruzione pesante della periferia, quindi la domanda è: ma questa filiera veloce, ammesso che lo sia, con 4 mesi, è valido per tutto, quindi no, anche per il centro? I 180 giorni dati agli ingegneri dalla nomina, da quando si dà l'incarico, è per tutte le E o è solo per la periferia? E se non è così, la parte del centro, quando avremo qualcosa che ci può interessare o ci possiamo servire della normativa, anche se zoppicante, ma è quella che vediamo tutti, cioè questa è la domanda. E qua devo indicare Maria Giulia il discorso che fece Iacovoni, sì, nel senso che il piano di ricostruzione è determinato dalla conformità alle norme del terzo. Sì, però scrivete da qualche parte che io aiuto a mettere i termini. E quella sì, è la prima domanda, è giusto che ci stiamo muovendo con queste norme, non è che poi qualcuno ci blocca alla fine, dopo un anno, perché il nostro problema ora al di là chi parte prima, chi parte dopo, l'essenziale è che quando si parte però non si perda altro tempo a dire no, guardate, voi non avete capito bene perché c'era il decreto 3 che ha normato questo, quindi voi chi va detto di farlo? Dice sì, ma ce l'ha detto il sindaco. Magari a quel punto non ci sarà manco più lo stesso sindaco, ci potranno essere altre persone, quindi questa cosa, insomma. Poi l'ultima cosa, scusate se è che si riaggancia qui, perché in quella stessa seduta, tra l'altro già da stamattina ho letto qualcosa, anche se non l'ho letto bene, si fissava il 20 di luglio come termine dentro il quale gli ingegneri dovevano dare la data in cui i progettisti presenteranno una probabile scadenza dei progetti in relazione a come stanno messi i progetti stessi e l'eventuale tempo. Credo che oggi gli ingegneri non hanno fornito questo e quindi ci potrebbe essere, se al 3 di luglio, il 3 di agosto staremo anche così, magari anche un chiarimento. Questa è una domanda per Fontana. Sì, cioè se nel frattempo si è risolto, perché dalla stampa lo sapremo, non è questo che riguarda più nello specifico il discorso della ricostruzione. Ma poi sulla ricostruzione, lui ha detto una cosa, sempre a questo consiglio, che la ricostruzione pesante dell'Aquila comunque effettivamente è cominciata, perché ha usato questa espressione, non è percepita, però è iniziata perché in effetti è iniziata la messa in sicurezza. Lui la messa in sicurezza la fa passare, ci sta bene, però agganciata a questa sua, a questa sua affermazione, è perché noi vediamo ancora chiusa la città, ora a prescindere da quale parte sia, significa che la messa in sicurezza quindi non è finita. Però questa mica la possiamo fare a lui. No, vabbè. Questa la dobbiamo fare al sindaco, secondo me. Cioè sì, l'ordinanza, i puntellamenti e la zona rossa, questa è competenza del sindaco, sì, che io sappia. Purtroppo deve essere 10 mesi. Quindi, vabbè. Intanto fa parte del preziario, oppure tu domandavi se il preziario è lo stesso. Ecco, anche questa era una domanda. Il preziario sarebbe sì, e poi la guarda lei della periferia. E poi c'è la
al discorso generale come mai il centro storico, comunque a livello di curiosità, debba avere, qualora ci dice che è diverso, come mai debba avere due, no, una modalità diversa dalle... Allora, noi, se c'è il sindaco, un'altra cosa che io vorrei chiedere è: sono finiti i puntellamenti? Cioè, allora il piano di puntellamenti, è stato, la città è stata tutta messa in sicurezza, e se sì, perché la città è ancora chiusa? Scusa, una cosa che mi viene, ma io ho sì, più novità, mi chiamo. Sì, sì. Io ho Conti, ho contattato, io Conti ho contattato, mi vorrebbe dare la risposta. Conti peraltro gli assistenti. L'ho visto, perciò, però mi ha detto che gli era arrivato, allora io ho detto. No, ovviamente no. E c'è tempo, no, però adesso io da domani adesso decidiamo chi li fa, però l'invito fa già domani, mando quello che c'è, sono anche periodi un po' da degli ingegneri, degli architetti, quelli che ci hanno seguito anche no, io siccome si lamentavano tanto, io lo chiamerei anche gli avvocati, come noi, perché gli avvocati sì, sono sì, non c'è avvocati, sì. Anche perché ci possono essere degli aspetti che poi se lo portiamo, io dico tutte queste cose poi vengono gestite diversamente, perché in effetti lui a quel consiglio ha parlato tanto e ha dato anche dei chiarimenti sulla zona franca, parlo di Chiodi, quindi se lui ritorna sulla zona franca in modo che lo dice a quello che ha detto nel consiglio, cioè ha detto praticamente intanto il discorso di Lampedusa, che non è vero nulla, ha detto se Lampedusa la otterrà dopo l'Aquila, proprio perché si aggancia all'Aquila. La zona franca è bloccata dall'Unione Europea, perché adesso a seconda dei parametri noi siamo più fortunati di tanti altri paesi che hanno subito altri problemi, paesi dell'Unione Sovietica, insomma tutta questa gente emergente nella disgrazia, insomma, e quindi loro ragazzi sono più disgraziati di noi e stanno creando problemi per questo. Cioè, se lui lo vuole richiarire a tutti, perché allora questo propongo di metterlo in un capitolo in cui si parlerà di tasse, proroga, sì, sì, no, nella parte zona franca, occupazione e lavoro. Occupazione è un'altra franca cosa, e un'altra cosa questo, ecco io lo dico così, la attività produttiva, economia. Sì, e questo lo mettiamo tutto, la parte economica. Sull'economia lui ha detto qualcosa a proposito dell'Alenia, Alenia Thales, cioè non so se di finanziamento, non ho capito bene perché non è che riuscivo a sentire tutto, però l'ha detto come qualcosa di positivo, o che rientro in un progetto per cui si può... No, finanziamento di 50 milioni, solo che non partono perché ci sono problemi con... Qual è la situazione, se ci può aggiornare, se ci può dare, perché questa sembrava fosse una cosa che lo diceva in maniera positiva, una cosa buona per... Va bene, quindi questa è la parte della economica. Sì, poi l'altra domanda è il business planner, se è servito, a cosa ha portato? Chi è? Quello dei italiani. Quello là che hanno fatto della spesa. 14 miliardi. Il preventivo, per la ricostruzione, sì, consegnato a Letta. Che deve essere preparato a giugno. La pianificazione dei danni. Se è servito e se l'ha portato a qualche cosa. Allora questo va nella zona del comune. Visto che l'hanno fatto. Quindi va qua. No, centro storico, ma guarda che anche Chiodi dovrebbe sapere se ha avuto un... No, ma non, che dobbiamo fare una domanda al comune, non so. No, nel senso per individuare anche a chi ti risponde. A proposito di questo discorso dei 14 miliardi, questo è una cosa diversa, che era un po' una mia, diciamo, una curiosità, e mi piacerebbe fare la domanda per capire dove io sbaglio, perché i 14 miliardi stanziati nel decreto Abruzzo, tutti dicono che sono 14 miliardi. Io ieri mattina mi sono andata a rivedere anche la relazione a suo tempo fatta da Alberto Laso al Senato, si parla di 14 miliardi. Il Comune ha fatto il conto e ha detto che servono 14 miliardi. Chiodi ha detto, sempre pure nel Consiglio Comunale, che per l'Abruzzo sono stati stanziati con il decreto Abruzzo 14 miliardi. Dopodiché la copertura finanziaria del decreto Abruzzo è di 6,5 miliardi e quindi ci piacerebbe sapere, no, con quale meccanismo
io si riesce ad arrivare al 2033, sì. Perché parliamo sì. Del 2033, anche se Bertolaso nell'audizione al Senato dice che per l'anno 2009-2012 sono stati stanziati 14 miliardi e lo ripete, questo errore se lo sono riportate tutte quante le relazioni del Senato e non ho capito se perché a nessuno è venuto in mente di andare a focalizzare un po' l'attenzione su, diciamo, su questa affermazione. Dice Bertolaso che per il 2009-2012 sono stati stanziati 14 miliardi, in realtà i 14 miliardi sono 2009-2033, però nel decreto Abruzzo escono fuori soltanto 6,5 miliardi, siccome questi 14 miliardi stanno a diventare una leggenda metropolitana, magari se ci può spiegare anche per rassicurarci un attimino, anche se abbiamo un'aspettativa di vita molto molto lunga, perché voglio dire, soprattutto i miei genitori appena arrivati al 2033 saranno ultracentenari, allora cioè che ci spiegasse da dove escono fuori questi 14 miliardi. Io mi sembra di averlo sentito in un altro incontro. Sì, parlavo sempre di 14 miliardi. No, dove diceva che questi non sono soldi che sono lì, ma sono finanziati dalle banche. Sono quelli che con il credito d'imposta. Allora, questa è un'altra domanda. Cioè, lui ha detto, ha riparlato di nuovo dei 14 miliardi e poi dice, tipo, certo il governo non è che li dà tutti, di questi 14, due sono immediatamente spendibili, però prima bisogna fare i lavori e poi si prendono. Questi sono i famosi 2 miliardi, che oggi sono 1,2 miliardi, che sono quelli che sono ottenuti tramite il meccanismo del credito d'imposta con la Cassa Depositi e Prestiti. Cioè effettivamente non è che c'è un conto dove stanno questi 14 miliardi, 2 miliardi. Man mano che è partita la ricostruzione, si sono presentate le pratiche, le banche fanno dei finanziamenti a valere su questa operazione con Cassa Depositi e Prestiti di 80.000 massimo, anche 100 sono arrivati per le B, ora per le E saranno un po' più alti, però la domanda è se per tutta la ricostruzione si pensa di usare lo stesso meccanismo di Cassa Depositi e Prestiti oppure non se lo sono posto il problema, perché è un conto 2 miliardi, è un conto 14. Cioè fino a 2 miliardi il meccanismo Cassa Depositi e Prestiti penso che era 14, non lo so. E soprattutto che fine hanno fatto le coperture finanziarie con i giochi d'azzardo? Sì, quello che dobbiamo chiedere, sia quello che gli SMS, esatto. Tutti e due, i contributi liberali sulle giochi d'azzardo, c'erano 500 milioni di euro l'anno che avrebbero dovuto venire dagli introiti dai giochi d'azzardo, delle licenze del monopolio di Stato. E non sappiamo ancora dove sta. Il cittadino il finanziamento è intestato al cittadino, però è totalmente garantito dallo Stato. Sì, però funziona in questa maniera. Allora, per quanto riguarda il finanziamento diretto ed è una cosa. E quindi tu attingi direttamente a quelle che sono le risorse che vengono stanziate su quel capitolo in quell'anno. E c'è il pericolo che se poi finiscono le risorse stanziate devi comunque aspettare, ci vuole più tempo, ci vuole più tempo. E poi c'è il meccanismo del mutuo, del mutuo agevolato che avviene attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Per il mutuo agevolato si innesca il meccanismo del credito d'imposta delle banche. Allora il credito d'imposta in pratica è il meccanismo con il quale, attraverso il quale la banca deve fare i suoi versamenti tributari. Mo semplifico, l'ammontare dei versamenti tributari che la banca deve fare non li fa, no? Perché diventano i prestiti sui mutui agevolati. Nel momento in cui la banca deve riversare, in pratica non riversa perché compensa. Voglio dire, questo è il credito d'imposta, non fai riversamenti all'erario perché in realtà è come se sta con quei soldi anticipa il contributo che io prendo, poi quando e quindi poi c'è il meccanismo della compensazione e questo è il credito d'imposta, che io penso che il credito d'imposta, io non lo so a livello certo,
diciamo le imposte che devono versare le banche sono molto alte, e poi complessivamente però se a quando ammonta questo credito d'imposta delle banche nel territorio del cratere nemmeno lo sappiamo, perché uno deve fare sempre l'ipotesi che se veramente riuscisse a partire tutti insieme la ricostruzione, tu devi vedere che anche se con il meccanismo del credito d'imposta riesci ad avere la copertura, no, di tutti quanti come dire, gli ipotetici contributi che in quel determinato momento tutti quanti ti possono chiedere. Però dal momento che si va scaglionato nel tempo, cioè, il credito d'imposta funziona pure per i singoli, certo io che non tengo nemmeno il versamento di fare il credito d'imposta, no. Però voglio dire, una grande azienda oppure un grande professionista che ha dei versamenti, diciamo, di imposte da fare, è chiaro che può utilizzare il meccanismo del credito d'imposta, non versa e quindi poi quella è la quota sua del contributo, perché poi, diciamo, va a compensazione quando mi fa il versamento. Sì, così funziona. Quello è il credito d'imposta. Cioè il credito d'imposta è questo. Viene inteso in maniera agevolata, però sempre a carico del credito d'imposta della banca. Scusa, ma il numero di Ruggero, quell'ingegnere, non ce l'abbiamo? Io l'ho chiamato. Che t'ha detto? Il numero di cellulare? Di? Allora, gli altri due, ma mi ha risposto questo. Questi altri due temi che pure sono interessanti, perché però scusami Patri, su questo discorso del mutuo agevolato, sì, c'è il discorso che faceva Giovanni. Dicendo, sì. Perché io mi ricordo l'intervista del sindaco, il quale disse siamo riusciti ad ottenere l'eliminazione dell'ipoteca sulla casa, mentre da quello che diceva Giovanni, lo posso portare il contratto, allora da quello che dice Giovanni sembra che questa ipoteca non è un'ipoteca, però attenzione, no, diciamo bene, cioè per 20 anni per 20 anni devi comunicare tutto quello che succede all'edificio, alla tua proprietà, cosa che gli altri proprietari non devono fare, cioè sei un proprietario di serie B. Perché se io me la devo vendere, devo fare altre cose, cioè devo sempre comunicare alla banca. Io ci sono, diciamo, dalla agibilità oppure dalla definizione del contributo, ma non mi ricordo qual è il dato di partenza, ci sono 2 anni. 2 anni che non puoi vendere. Che non puoi vendere, dopo i 2 anni potresti 20 anni. Però nel momento in cui io ho utilizzato il meccanismo del mutuo agevolato, sì, per 20 anni che cosa succede? Sono obbligato a comunicare tutto quello che succede all'edificio. E che cosa? Non mi ha saputo rispondere. Quello della banca non mi ha saputo rispondere. Ma questa cosa qua non sta scritta in nessuna parte. Sta scritto sul contratto che te fanno firmare la banca. Sul contratto, ma voglio dire, ma mica è detto che il contratto... Allora portiamo una copia di questo contratto. Io ce l'ho una copia di questo contratto. Sì, ma no, io se non lo firmavo non pigliavo i soldi. Ma Giovanni, ci faccio una copia del... Vabbè, posso portare una copia del mio, faccio... Qualsiasi pure danni, per esempio incendi, variazioni di proprietà, sezionamenti, qualunque cosa tu fai alla tua proprietà, cosa che gli altri proprietari non sono obbligati a fare. Allora, questa non è un'ipoteca, però mi fa diventare un proprietario controllato. Vabbè, lo possiamo chiarire questo. Vediamo che dice il professore. Allora, ripetiamo. Volevo precisare che il mutuo agevolato nasce da una convenzione tra l'associazione bancaria, Banca Italiana e la Cassa Depositi. Non è un credito d'imposta qui generalizzato. È un'operazione che viene fuori dall'ABI e la Cassa Depositi. Aspetta. Giustamente è stato detto che nel momento in cui la banca deve versare allo Stato, non verserà più quella quota dovuta, perché porterà in detrazione l'ammontare dei contributi. Già anticipato. Il credito d'imposta è la terza soluzione ipotizzata, è tutt'altra cosa, riguarda l'individuo e le proprietà. Ma è una cosa completamente diversa. E vi posso dire, fino a pochi giorni fa, una sola operazione
Sì, sì, infatti non è per tanto per conoscere. Chi è che paga 50.000 euro all'anno di tasse? Certo. Il discorso qual è? Le condizioni poste, cioè i 2 anni, 20 anni, non l'ha chiesto la Cassa dei Depositi, è la tipica convenzione dei mutui che si fanno con le banche. È sempre le banche. Esatto. Sempre sì. Per cui la banca che cosa fa? Ha voluto confermare, ha voluto sottoscrivere questi impegni, però ha mantenuto per tutelare se stessi tutti i meccanismi che si fanno, che ci sono, le garanzie che ci sono per qualsiasi tipo di mutuo. Mm-hmm. Per cui esatto, le eventuali osservazioni non debbono essere rivolte alla Cassa di cose, ma debbono essere rivolte all'ABI, e cioè adesso all'ABI. Questa, però è una formalità, almeno quello che la mia esperienza è soltanto una formalità. Se voi leggete questa convenzione è tipica di tutti i mutui agevolati, che significa praticamente che è agevolato ed è un'operazione che è stata estremamente positiva perché ha consentito la disponibilità delle risorse finanziarie, cioè la liquidazione e la messa in opera di un meccanismo finanziario impressionante, perché non è che l'ha fatto l'ABI, ricomprende tutte le banche, non solo la Cassa dei Depositi. Per cui eventuali osservazioni da fare in questo senso andrebbero rivolte alla Cassa. Però a questo punto credo che non si andranno lo voglio precisare perché è una materia che conosco. Comunque questa è una cosa che vorremmo anche approfondire, parliamo, perché non incontrare le banche? Io non ne ho altre, appunto, perché no, allora poi c'è, che se c'è un controllo a tavolone e magari la spettanza del contributo non era di quell'importo, tu quei soldi a chi li devi versare? Cioè questo meccanismo che si viene a fare la sospensione del contratto con la proprietà, voglio dire, è come se si sta garantendo la paga, perché quindi tu devi andare a riversare la paga. Allora, vabbè, ma come qualsiasi altro mondo, posso intervenire? Allora, quando si fa infine lavori, cioè noi l'abbiamo visto adesso con le B e qualche E, perché queste poche pratiche sono passate, c'è il timbro finale del comune. Ora noi stiamo assistendo, effettivamente in alcuni casi è leggermente inferiore all'importo del contributo concesso all'inizio. Quello definitivo. Definitivo. Quindi avanzano 1.000 euro da una parte, 800 da un'altra, non è che siano grossi importi, però stanno avanzando. Questo lo prevede la convenzione, dice che tutte le somme eccedenti verranno restituite. Naturalmente quando io ho letto questa cosa per somme eccedenti pensavo 50 euro, 20 euro, cioè insomma piccoli spicci, cioè perché pensavo che il contributo fosse utilizzato completamente. Invece sta succedendo che nella parte finale la rendicontazione è precisa, quindi se c'è 1 milione che avanza gli stessi tecnici costruttori lo lasciano lì. Perché sta succedendo che qualcuno fa le denunce della serie tra bravi cittadini, allora se quel 1 milione l'hai usato per mettere a quello un bagno che non era così, a me mi devi fare pure questo, se no io ti denuncio, questo sta succedendo. Allora io ho parlato con qualche costruttore e ha detto, vabbè, visto che è così, avanza 1.000 euro li lasciamo. Li lasciamo sul conto corrente. Sia sul contributo personale che su quello condominiale. E rimangono al conto verranno restituiti arrivando alla Cassa dei Depositi e Prestiti, arrivando secondo le modalità che le banche ancora non sanno. E quando si tengono i soldi? Nessuno si ritiene, sono su conti istruttivi. Quella è la differenza tra il finanziamento che ti hanno dato e l'effettivo spesa che tu hai fatto perché l'ha fatto un assalto ma per il tempo e che c'è un controllo diverso. Però sembra che ci rimangano all'attualità di un termine limitato, almeno anche le banche non trovano la soluzione. Vabbè, comunque questo secondo me non è una cosa che possiamo, come dire, stiamo andando nei dettagli bancari. Ma non ci sa niente questo. Adesso per chiarirci l'idea, ma non. No. Vabbè, questo penso che il meccanismo è già affrontato. In ordine a quest'altro problema, va precisato che. La spesa effettiva asseverata dalla relazione del dirigente dei lavori costituisce
il saldo, la spesa complessiva. Se questa spesa complessiva rispetto all'assegnazione definitiva è inferiore, non può e non può essere utilizzata diversamente. Non può essere. Va restituita a chi? Alla banca, non restituita, ma non è utilizzata. Non può essere utilizzata. Esatto. Io ieri mattina, nella mia qualità di amministratore condominiale, credo di aver presentato, in virtù della delega che l'Assemblea ha dato, quale gestore della contabilità che deve fare l'amministratore condominiale in ordine all'OPCM del 379, ho presentato una non richiesta, ho presentato una mia relazione delle spese effettuate e la disponibilità che c'è. Ho presentato questa mia relazione alla banca, anche perché onestamente l'ordinanza che prevede... Qual è l'ordinanza? 3779, articolo 1,5, che prevede che all'amministratore o al delegato, della parte condominiale, debba rendere conto attraverso una rendicontazione analitica le spese sostenute. Però non dice a chi la deve mandare. Le fatture? Eh? Le fatture? No, parla di rendiconto. Rendiconto finale. Rendiconto. Le fatture è un'altra cosa. Il famoso 3% questo sarebbe. Eh? Il famoso 3%. Come no, la relazione finale. La relazione finale, lo chiamano rendiconto analitico dell'amministratore delle spese effettuate tra quelle assegnate e le spese. I pagamenti venivano attraverso, solo ed esclusivamente attraverso bonifico bancario, per cui la fattura non c'è, perché il bonifico parte da che cosa? Nasce da una fattura fatta da un professionista o da colui il quale ha effettuato il lavoro. Si può pure imbrogliare in questo modo. Adesso questa ordinanza e questo aspetto che prevede questo compito e questa responsabilità, non si sa chi mandare la relazione. Io ne ho presa una copia, l'ho fatta, la porterò in assemblea condominiale tra pochi giorni, perché è giusto che la sappia, perché noi abbiamo restituito 12.140 euro. E ho spiegato anche i motivi per cui c'è stata questa diminuzione, dopo aver sentito il direttore dei lavori e l'impresa. Hanno convenuto con me che quelle erano le motivazioni, io le ho verbalizzate, le ho messe nella, brevissimamente, nella relazione, perché qualcuno potrebbe dire, ma ti hanno assegnato 100 e ne spendi 80, che cos'è che non ha più, anche per tutelare il direttore dei lavori. Adesso nella contabilità c'è scritto da restituire, però questa somma non muove niente. La realtà totale per questo condominio è la somma effettivamente spesa. Effettivamente, certo, giusto, perché quello è un discostamento dal piano iniziale, che è un piano di massima. Questo si è verificato anche alle singole unità, però le singole unità la responsabilità non è dell'amministratore, ma è del proprietario dell'appartamento, al quale molto probabilmente ho visto che i miei 10 condomini, chi 1000, chi 1800, chi 700, è diminuito. C'è una motivazione che sarebbe oggetto di approfondimento, perché qualcosa non ha funzionato a monte. Non può essere che su 11 progetti c'è sempre un calo. Questo però vuol dire che non va restituita nel senso. Io ho allegato persino gli estratti conti della banca, per cui confermando che quella spesa che noi avevamo dichiarato trova allocuzione e riferimento specifico dove? Estratti conti della banca. Adesso la banca per il nostro condominio dirà che abbiamo speso X, e quello naturalmente questo conto ci arriverà per 20 anni. Però vi dico subito che non costerà nulla al cittadino o al condominio, non costerà nulla, soltanto che saremo caricati di carte. Allora, io per quanto mi riguarda ho esaurito tutte le cose che avevo preso l'altra volta. Ti dico se è stato già magari... il 2% l'avete rinominato? No, penso che lo volessi dire adesso. C'è qualcos'altro? I soldi stanziati dall'Europa, che non ho capito a che titolo... Ma c'erano le priorità? Chiesto le priorità? Sì, le priorità. Ma quello si è già diviso.
Io pensavo avesse già no, no, questo, sulla, questo lo possiamo mettere nel discorso della vocazione della città, il ruolo che c'è, cioè, sì, lo mettiamo qua allora. Università, ma l'avevo già detto a scuola. Certo, mi pare strano che il commissario debba decidere la vocazione della nostra città. No. Mi pare alquanto strano. No, aspetta. Fagli questa domanda, vuol dire proprio sentirsi dei sudditi. No. Ho capito male. La sua università è formata in città, eccetera. Dopo vengono le come presidente della città. È una premessa. Certo. Quello che noi chiediamo è nostra, noi, per noi è questa la vocazione, certo. E quindi cosa fa il nostro presidente della regione per tanto, perché era l'industria vera della città dell'Aquila, questo lo dobbiamo ribadire tutte volte. La legge regionale l'avete scritto, sì, una legge regionale. No, ecco, noi abbiamo parlato alla fine, poi io non ho preso quella che sta dicendo. Una legge regionale. Allora, il discorso finale della Croce era la legge regionale che dovrebbe recepire gran parte della legge d'iniziativa popolare. No, facendo le domande, quali parte della legge è possibile attuare? Vabbè, la stessa cosa, la legge regionale, una legge regionale che dovrebbe recepire i discorsi della legge d'iniziativa popolare. Questo che potrebbe, che potrebbe. Oppure la possiamo fare, come dici tu, più diretta, cioè quando fa una domanda di inserimento. Nel caso che venga approvata la legge di iniziativa popolare, è necessaria una legge regionale? Sì, comunque sì, però glielo possiamo chiedere, perché perché deve essere normata la regione, quadro di riferimento, io sa che c'è una la legge di iniziativa popolare, e per quanto? Da parte della regione, anche perché quella portata a livello di Stato è di esempio, quella che si concretizza deve essere popolare, perché deve essere specifica per il nostro territorio, quella invece è esemplare, anche la può fare anche se capito, anche se degli eventi. Però no, non è una legge guarda la legge nazionale, perché normalmente si fa la legge quadro e poi arriva la legge regionale. La nostra legge non è una legge quadro, è una legge effettiva, nel senso che dice dove, come e quando, per gli soldi, che cosa sono. Però deve essere comunque recepita anche dalla regione. No, secondo me sì. No, non per tutto, per alcune parti. Infatti nella legge c'è scritto per alcune parti potrà intervenire un'iniziativa legislativa regionale per. Però l'80% è normale. Scusa, chi si impegna a portare la legge regionale qui e in maniera, no, non perché lui sicuramente l'avrà vista secondo me nell'impianto, ma proprio per avere fisicamente i documenti, cioè per, per tenerla, e qui sta scritto questo, no? E serve, non serve, perché allora quanto della legge, allora quanto legge di iniziativa popolare, sì. Poi c'era, quanti soldi sono passati a casa? A quante domande stiamo, scusa? Sono un bel po', sono una ventina. Adesso cerchiamo di I soldi dell'Europa. C'era qualcosa che dovevamo chiedere riguardo ai soldi stanziati. E credo fosse quello sulla zona franca, no? E forse quello. No, era quello. No, no, si chiama. La Commissione Europea ha dato 496 milioni. Ecco, questo qua. Allo Stato italiano per l'intervento sul terreno. Allora. E lo Stato li ha utilizzati per il progetto CAU. Sì, il giornale. È così, è già utilizzato. Però fagli dare la conferma. Sì, a questo punto. Ma questo l'ha fatto la tua guardi congiuntivo del commissario. Ah, quindi già è chiarito. Ok. Già è, però già è chiarito. E poi un discorso sul bacino sciistico era uscito, ma non so se vogliamo. Quello andrebbe nel discorso piani di costruzione, sì, piani di costruzione no, sono obbligatori. E che cosa si intende per piano di ricostruzione? Che cosa si intende? E anche il discorso vanno sistemato, perché se no, ce ne vorrebbe 24 ore. Poi io volevo chiedere riguardo al io poi volevo chiedere e fare una domanda, adesso non so se voleva parlare del 2%. Ah. Sulla questione della ricostruzione artistica riguardante le opere pubbliche. Quindi
corso va finalizzato, chiaramente è quantificato sugli edifici finanziati, finanziabili e quanti ne sono partiti. Adesso vi leggo velocemente, se non hai domande poi al limite o le ripetiamo insieme e ve li rimandiamo, oppure al limite vi lasciamo il... Allora, in primis un suo parere in merito all'applicazione al rispetto della legge del territorio interessato al sisma per quanto riguarda la legge, l'applicazione della legge 717 del 49, la cosiddetta legge del 2%. Come seconda istanza, quali opere pubbliche sono state realizzate dopo il sisma e quali hanno rispettato l'applicazione di questa norma. Infine, chiediamo una lista e il relativo costo di ognuna delle opere pubbliche di sua pertinenza, quindi adesso non so se indirizzarla al commissario o al presidente, quindi già finanziate e quante altre attendono il finanziamento. Le altre domande che comunque aveva in qualche maniera visto anche Pina sono queste qua. Quanti edifici sono, quanti sono gli edifici pubblici di proprietà della Regione Abruzzo sui quali è necessario intervenire per il ripristino o ricostruzione e a tal fine quante sono le risorse finanziarie stimate? Ad oggi quanti sono i progetti approvati, gli appalti e l'inizio lavori su tali edifici pubblici? Vabbè, qui ci snocciola una serie di dati e sì, ci sì, sembra no, poco, questo, però vabbè. Comunque i concetti sono questi qua. Ruota, queste sono cose che ruotano intorno, prima di tutto sull'applicazione di questa legge che è fondamentale per una città che va ricostruita nel contemporaneo anche dal punto di vista artistico. E quindi le opere pubbliche sono i primi segnali che loro possono dare rispetto chiaramente anche a una qualità di carattere estetico e creativo, e quindi su questo vorremmo un attimo che fossero seri anche nell'applicazione, anche perché questa non è una legge che li esclude da responsabilità. Se loro non mettono, chiaramente non destinano il 2% del totale delle opere pubbliche, quindi del costo delle opere pubbliche, loro rischiano comunque la non collaudabilità dell'edificio. Quindi io mi chiedo anche, quindi questa potrebbe anche essere una domanda provocatoria, se l'ANAS come primo edificio pubblico ha rispettato questo tipo di, altrimenti quel tipo di struttura là già sta fuori legge. Quindi, da questo punto di vista apriamo una pratica, ma anche una strada che in qualche maniera investe sulla qualità degli edifici pubblici e quindi anche su un'estetica che in qualche maniera ritorna poi utile allo stesso territorio. Oh, e poi come presidente della regione avevamo fatto una domanda se impegna la giunta e il consiglio a definire la legge cosiddetta del 2% anche come regione Abruzzo, perché sì, in Italia almeno 7-8 regioni già hanno legiferato in tale maniera. Perché è vero che interviene la legge nazionale in mancanza di una legge regionale che sta all'interno dei parametri stabiliti dalla legge. E quindi la Regione Abruzzo può legiferare in tal senso, così come già fatto il Comune dell'Aquila a gennaio 2011. Allora, noi riformuliamo caso varie domande, poi le leggiamo. Va bene, ci sentiamo in questi giorni. Vi rileggo gli ambiti. Aspetta, ti sei dimenticato una cosa più importante. Qua. Qua ci sono 5.680 pratiche presentate e tutt'oggi ne sono state finanziate 22. Allora, questo lo mettiamo le... Ci sono E presentate... Queste sono E del centro storico della periferia. No, sempre periferia, sempre periferia. E allora lo mettiamo le ma c'è una storia che ancora non faccio, effettivamente. Questa è la ricostruzione pesante che non parte, capito? Allora, tutte le... perché ancora non sono state finanziate? Questo si lega al processo di... A lei, cioè abbiamo un capitolo intero tutto su lei. Allora, riguarda... Sì. Senti, la famosa catena di Sant'Antonio, Re Luis, eccetera, eccetera. Allora, vi rileggo... Allora, per quanto riguarda quello del 2%, tu avevi detto di aggiungere perché si può intervenire nel centro storico sulla...
non... No, questo va nella E, perché le E del centro storico non si ricostruiscono, mentre si possono ricostruire le E della periferia. Qual no, è questa disparità? Perché nel centro no. storico si può intervenire sulle opere pubbliche? E dove sono intervenuti? Ah, no, 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 vi ho detto no, questo. Però era uscita, effettivamente. Io mi ricordo che era uscita questa cosa. Sono... Ma si è intervenuto o no nel centro storico? Ah no, vabbè, però quello è un lavoro, certo. Allora io vabbè, il consiglio cerco di rifare insieme ad Anna, poi ci sentiamo e ci rilavoriamo tutti. Lo facciamo con le mail in maniera che tutti le possano ancora, guarda, sono tanti, scusa, mancano quelli a niente. Come no, ce ne sta uno intero, ci sta, tasse, zona franca e attività produttive. Ma scusa, mancano quelli che sì, io dico facciamo prima delle zone, no? Poi magari qualcuno che è più esperto in una cosa si mette là, poi possono fare loro, ci fanno le tre domande su quelle, gli altri fanno altre domande. Però io mi domando una cosa, con un aspetto proprio pratico. Allora, noi facciamo le domande, lui risponde, finisce? No. Oppure c'è... la possibilità, cioè se noi non siamo soddisfatti, no? Quindi no, dobbiamo organizzarlo proprio. No, ma va deciso, cioè come va organizzato? La presenza degli ordini, perché se no Ricco qual è? Che lui dice una serie di cose e tu dici. Che noi non sappiamo bene. È vero, quello che diciamo. Quindi ecco perché la presenza dell'ordine del sindaco, che magari su alcune cose possono avere un minimo di contraddizione. Quindi adesso dobbiamo anche un po' vedere logisticamente. Le domande dovrebbero dare delle spiegazioni su come si stanno comportando. Questa è importantissima, sta presenza. Vabbè. È già importante che ci sono. Enza, che vuol dire? Questa era la domanda. Ma la prende che se ne va. Questo è il discorso. Poi c'è, allora, poi c'è una domanda che io vorrei fare che riguarda. Allora sarebbe forse da trasmettere alle domande, ma su quelle. Ma noi dobbiamo andare nel caso da trasmettere queste domande. Ma cioè, non solo a lui, ma anche agli ordini. Le dobbiamo rispondere, questo bisogna fare, in modo che loro sanno quello di cui parliamo. Tenete conto che ci sarà un dibattito, quindi tenete conto che interverranno anche degli altri, perché le altre volte come l'abbiamo fatto? È andato così, non abbiamo esattamente. Fatto abbiamo fatto delle indicazioni che abbiamo dato. Siccome le altre volte ci hanno detto che Cialente ha fatto il comizio, ma Cialente ha parlato per ultimo, ha controbattuto, perciò, quindi, allora, non vorrei che succedesse la stessa cosa. Enza, qual era l'ultima domanda? Allora, volevo dire che ci sono alcune domande che io volevo fare. Ora, non so se le vogliamo fare appunto all'interno di questo, oppure se Paolo le deve fare sicuramente a parte. Comunque, una riguarda il centro storico e come centro storico è stata inserita e della perimetrazione Valle Preciara. Quindi a titolo di esempio, per quello che sta accadendo a Valle Preciara, intanto gli vorrei chiedere se lui lo sa, se sa di questo piano di riqualifica. E poi vorrei chiedergli anche... Che c'entra Valle Preciara? Scusa, questo non lo capisco. Intanto vorremmo sapere se lui è a corrente di questa cosa. Tanto per saperlo, no? Poi volevamo appunto portarlo come esempio perché fondamentalmente la ricostruzione non sta avvenendo poi realmente in forma partecipata e trasparente. Ok? E quindi questa ora o la si fa così oppure la faccia a parte. Però se no dobbiamo già parlare di piazza d'armi. Cioè. Per capire che è successo a Valle Preciara, c'è un progetto presentato? C'è un progetto che è stato neanche presentato ai cittadini, ma presentato già pronto alla cittadinanza. E ma è stato approvato? E certo che no, perché ci siamo messi di traverso, però... Ma no, ma poi gli dovresti chiedere Tempera, Paganica, Piazza d'Armi. Vabbè, comunque quello si può anche avere, da parole, si può prendere. Ma lo deve chiedere al sindaco, no? C'è pure lui, c'è pure lui, approfittiamo. E vabbè, parliamo da parentesi. Poi c'è invece le due proposte riferite all'aspetto economico e queste proprio a chiodi. Allora, una riguarda il discorso dei fondi della Etimos.
che coprono una parte di città. Però Enza, secondo me, se, cioè, io da quello che sto a vedere qua, per la mia esperienza che ho di organizzazione di una conferenza, siamo già oltre. Cioè, questo... E però ascolta, lì hanno delle proposte importanti, cioè una... Di questo ne abbiamo parlato la Okay. Allora ne riparliamo con lui, rischiamo di rifare una puntata solo su quello. E non dobbiamo parlare del consorzio. Di che vuoi parlare? Dobbiamo chiedere se è possibile che i fondi. Si è già fatto notte. Forza la tua. No, nel senso, dobbiamo essere veloci, se si fa un dibattito, questa è un'altra cosa. Senti, di cui tutti hanno parlato quel tempo. Ascolta, mo te lo faccio dire, ma un'altra cosa di cui prego e mi prego. Cioè lo dico a me per dirlo a tutti. Ma questo quando si fa, quando si faranno le sì, domande. Quando si fa la domanda, si fa la domanda, non si fa lo sproloquio e poi la domanda, se no la conferenza se ne va. Ma le domande lui questa ce l'ha già pronte, per cui ci sarà. Allora, intanto dobbiamo decidere. Ma le domande quali di queste inviamo e quali ne faremo invece tutti. Però io stavo dicendo, bisognerebbe chiedergli se è possibile per il microcredito i soldi stanziati dalla regione. Se possono essere utilizzati con modalità diverse che andrebbero a compensare quella parte di cittadinanza che non può accedere al fondo dell'Etimos. Ma che c'entra la regione con il microcredito? C'entra, perché la regione ha dei fondi per il microcredito che ancora non ha reso a conto. C'entra. Ma la regione come istituzione, non il commissario, credo. Ma che c'entra? Cioè, lui è presidente, è commissario della regione. E ti ho detto, inserisci lui. Allora lo mettiamo qua. Questa è una, la seconda proposta. Per quanto riguarda le tre persone precari, disoccupate, adesso anche licenziate, sarebbe opportuno, vista la situazione e soprattutto ad esempio quella situazione della Frectronics, Vimec, che poi veramente è uno scandalo, perché quelli erano stati promesse dalla regione, dal comune, da quant'altro, tutele che non sono ancora... Chiarite, scusa, per quanto riguarda le situazioni, perché adesso le stanno licenziando, si dice che bisognerebbe poi tutelare perlomeno le persone che non sono agganciabili alla pensione e non è neanche giusto che alcuni vengano forzatamente agganciati alla pensione con i 4 anni contributi di mobilità da fame. Allora, ad ogni modo, la proposta è questa, anche per dare segnali di vera trasparenza, che vengano fatti dei bandi con degli elenchi pubblici, con un elenco di queste persone in base alle loro competenze professionali, alla loro situazione attuale, reale, sociale, perché voglio dire, c'è una persona che è orfana, anche poi tra l'altro dovuta a terremoto, o un monoreddito, o una persona che ha una famiglia in difficoltà e che è l'unico che può alimentare la famiglia, voglio dire, va tenuto conto delle professionalità, ma anche di questo. Ma questo che c'entra con la regione? C'entra perché è importante che facciano... Non possono tutti avere 4 anni di prevenzionamento, quindi... Perché lo Stato non la recepisce, ho capito, però è importante che venga fatto una banca dati. Non è mai stata fatta, vengono poi assunte le persone a caso e non c'è una risposta. E questo, siccome noi come assemblea ci siamo sempre battuti, una trasparenza, perché le modalità della professione sono fatte all'azienda per l'azienda. Ho capito, ma che visto che c'è questo problema dell'economia, visto che c'è questo problema delle riassunzioni di persone che sono fuori dal lavoro e che invece hanno una possibilità ancora lavorativa, ma mi sembra una cosa laterale, diciamo, a parte tutto, cioè non lo so, è una proposta che venga fatta una banca dati dove vengono inseriti queste persone sulla base delle loro professionalità certificate, perché tante volte si è parlato di professionalità per le quali si doveva tutelare, facendo addirittura delle ordinanze regionali che tutelano professionalità che non si è capito di che, quando si assume gente che è stata assunta a livello privatistico e si passa a stipendi pubblici. Cioè,
si passa dal privato al pubblico senza concorsi, senza, capito? Vabbè, cioè, sì, questo, ma è un discorso di carattere generale. Sì, però è un discorso che va a compensare una situazione economica disastrosa e che comunque approfittiamo del terremoto per cominciare a cadere degli aspetti più, no? Il terremoto dovrebbe creare un virtuosismo invece. Quello del microcredito mi sembra più specifico, facilmente. Quello è più specifico, è agganciabile a questo risultato uguale. Adesso però dovremmo decidere quali. Allora facciamo un sommario, scusa, dobbiamo riprendiamo un attimo questa cosa. Allora Patrizia, vi leggo più o meno le cose che abbiamo, poi se mi è sfuggito qualcosa ditemelo. Allora, i piani di ricostruzione sono necessari, se sì perché? Se no, quali sono le eventuali conseguenze o alternative? Individuare le proprietà e le priorità, l'altra parte del comune, perché il comune ci dice il discorso di piani straccio e la quindi delibera, l'asse, la delibera, eccetera, va bene? Delibera. Poi c'è un altro settore che è l'Aquila, il ruolo della città dell'Aquila, gli uffici regionali, l'università, i MUSP, le scuole e l'ANAS. E poi all'interno del cratere il discorso sia dell'ANAS che dell'ospedale. Il discorso dei fondi che abbiamo fatto, se vogliamo riportare. Ma questa non sì, sì, adesso lo fa. No, no, questa non è una domanda. Questa non è una domanda, queste sono delle aree rispetto alle quali adesso prepareremo le domande. Le domande ce le siamo. Anche, cioè, o preparare noi le domande o lasciare che la cittadinanza qualora. Sì, 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 sì. Vabbè, dopo alla fine. Cioè, noi facciamo, facciamo un sommario per aree logiche e vediamo quante sono, perché vedi già così. Sì, però noi atteniamoci, voglio dire, visto che noi dobbiamo ogliare o comunque decidere. Enzo, non lo possiamo fare mo. Ci dobbiamo lavorare le domande, mica se fanno cucire le domande. Ci dobbiamo lavorare. Allora, questi giorni lavoreremo alle domande, le pigliamo, le rifacciamo, se cancellano, se riscrivono, se cambiano, però più o meno devono essere su questi argomenti. Poi ci sta l'altra che è. Dunque, si può costruire, ecco, questo che dicevamo sul fatto dei fondi della ASL come distrazione contabile per il problema che ci aveva illustrato prima. Poi l'altro grande punto è la filiera e le accelerazioni di tutte le pratiche che riguardano la filiera, quindi Cineas, Reluis e l'altra come si chiama me la scordo sempre. Fatta la delibera 30 giorni, 60 giorni. Sì, vogliamo sapere se è vero. È una proposta. Poi, ma quelle sono state già. Ma non c'è un accordo, quindi è una proposta, dopodiché si deve fare vedere. No, è un accordo. Già un accordo già fatto. Pure secondo me sì. Vabbè, allora lo devi, l'accordo poi per farlo rispettare, lo devi trasportare, questo qua l'ha detto ieri, lo devi trasferire in un decreto del commissario. E allora i 180 giorni diventano 180 mesi, perché figurati l'accordo di cazzo. No, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, no, sì, no, no, sì, sì, no, 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 i professionisti sono liberi professionisti. Sentite, io probabilmente leggo una stampa che è diversa da quella che leggiamo. Io su questo punto, le dichiarazioni di Chiodi, il quale ha detto si è raggiunto questo accordo, va bene, però deve essere trasferito in un decreto. Punto. Allora, o leggo io delle cose. Vabbè, lasciamo le opinioni. Facciamo la domanda secca. Possiamo fare la domanda? Domanda però è qui collegato, siccome noi non sappiamo niente se questo per lei sia della verità o del dell'equivoco. Parliamo una alla volta, per favore. Perché quello è, come dice Giulia, sta esattamente sotto quella differenza tra le della periferia e quella del centro storico. Se il prezzario è lo stesso o no, e poi l'altra domanda. Se sono valide per la ricostruzione pesante o solo per la periferia. E infatti poi c'è quella parte lì, ma quelle sono domande chiare, le altre. E poi il 20 luglio come termine abbiamo detto se si è risolto o non si è risolto. Oggi è passato e sembra che insomma. Questo poi ce n'è ancora un'altra, perché c'è ancora l'ordinanza. Siccome io ho proprio questo che è parte da questo parte da Fontana, questo discorso sia della filiera che del 20 luglio come, sì, come data. Magari si potrebbe fare a Fontana. Certo. Sì, infatti ci ho scritto per Fontana, tra parentesi.
quindi lo dobbiamo vedere. Poi ce n'è un'altra che dice, questa però al comune abbiamo detto, perché c'è ancora l'ordinanza sul centro storico e sui puntellamenti, se i puntellamenti sono finiti, e perché la città è ancora chiusa. Questo e quando è un gruppo... si faranno i collaudi dei puntellamenti? Certo. Perché là c'è un problema delle ditte. Ah sì. Almeno c'è gente ha detto questo, c'è un problema di va bene. E quando si faranno i collaudi? E poi c'è invece una zona che riguarda tutta l'economia, quindi domande sulle tasse, sulla zona franca e sulle attività produttive, sul microcredito, se ci sono dei fondi. Dei fondi della regione, se possono essere rientrare nei fondi ETIMS, cioè in modo diverso per compensare quella parte della regione. Poi c'è questa domanda che faceva Pina, se nel decreto Abruzzo come mai ci sono questi 14 miliardi e poi invece ne risultano spesi altri, risultano utilizzati altri, tu dici 6,5 miliardi di soldi. Proprio come copertura finanziaria, è di 6,5 miliardi. Sì, sì, va bene, scritto fino al 2033. Se per tutta la ricostruzione si pensa di usare il meccanismo della cassa depositi e prestiti. Queste sono più o meno, poi le formalizziamo, no? Poi dove sono finiti i contributi liberali dei giochi d'azzardo e degli SMS, come sono stati impiegati, se sono stati impiegati? Sì. Va bene, capisci, se vuole scriviamo la domanda. 500 milioni di sono stati utilizzati i gratta e vinci io sapevo. Si chiamano così. Sono giochi d'azzardo. Sono giochi d'azzardo tecnicamente. Win for Life, lo conosci? Win for Life doveva coprire. Stiamo ancora aspettando i soldi di Win for Life. Tu dici una domanda. Quali sono i fondi che sono stati assegnati per il terremoto da parte di tutti? Le facciamo, ci lavoriamo, intanto teniamo, e come sono stati utilizzati ovviamente, non è che gli vado a dire, però cioè, quella è l'area, poi voglio che mi risponda, se mi chiede che cosa gli dico questo, voglio sapere gli SMS dove sono finiti. E quanti ne sono disponibili, perché sappiamo che disponibili, quindi ancora non utilizzati, non sappiamo qual è l'ammontare complessivo, non sappiamo quanti ne sono stati utilizzati e stiamo parlando degli atti di liberalità, però sappiamo la dichiarazione di De Matteis che ci sono 10 milioni delle donazioni che vogliono allora, che questo facciamo tutto un capitolo per il piano sociale. Questi mi sa che sono quelli che già sono destinati al piano sociale o no? No, sono 10 milioni delle donazioni, vabbè, non sono quelli. Ce lo deve dire lui. Ma scusate, ma che stiamo a 350 domande? Infatti, però se noi gli mandiamo abbiamo finito. Questi sono gli ultimi. Andiamo prima, lui verrà per forza con lui. Scusa, Enza, fa parlare a lui, non ha mai parlato. Al di là e al di fuori di quello che deve essere questo momento che ci ha fatto. Io insisto nel dire che le cose principali da chiedere a Giovanni sono le famose tre domande dell'altro giorno, cioè quelle che aveva detto Giovanni De Gasperi e quelle che avevo detto io come... Sì, però voglio dire, queste sono le prime domande da fare. E se il signor Chiodi a queste domande ci risponde, allora poi dopo tutto il resto, perché sembra il resto è fuffa, perché qua noi veniamo, quando è alle 6 domani sera, col Chiodi che sta esso, e gli parliamo della fuffa, noi ce ne andiamo incazzati come sempre e stiamo parlando della fuffa. Quindi se risponde positivamente sulle prime due volte ci hai risposto a quello che ha fatto adesso come commissario e poi mi dice quello che vuole fare adesso come presidente della regione, dopodiché tutto il resto può andare a catena, o se no non serve sta a fare come. Questa vorrebbe essere una provocazione. Però siccome lui ha voluto delle domande, allora gli dobbiamo mandare delle domande che abbiamo più o meno concordato. Poi magari capita pure che non ne facciamo manco una di queste. Sì, però hai capito che voglio dire. Allora, sentendo poi il dibattito che esce fuori, e quindi io dice, no, mille caramelle non me la hanno, gli arrova la fontanella, gli arrova la...
cioè non esiste, non ce ne frega, tutte importantissime. Va bene. Ma se non sappiamo che cosa vuole fare sto cazzo di signore per questa città, è inutile sta a preparare le caramelle. Quello che ha fatto fino a ora dopo vinto, quindi dai. L'abbiamo visto e ce lo deve dire. No, ecco, ce lo deve dire. Quello che ha già fatto non è andato. Però noi dobbiamo dare, perché io lo so che quando lui si mette a dire quello che ha fatto, io lo so che me l'ha raccontato le cazzate. Come ce l'hanno raccontato le cazzate. Ascoltiamo quello che ci sta dicendo. Abbiamo finito, mancano più. Perché quella è una cosa come commissario, ma fatto e dopo di che voglio fare come presidente della regione, che cosa vuole fare? Sì, sì, aspettazione che cosa si deve fare in questa città? Ci occupano niente dei posti, che dovrebbe darsi da fare, e niente. Lui come commissario ha fatto niente. Come presidente che farei allora. Ma quelli che sono pure creati, quindi questi non siamo... Come noi sappiamo che questa città, deve andare a rispettare la... Una alla volta. Io lo voglio sapere. La... Allora, se non è una dinamica, guarda, insomma, questi sono due problemi, lo diciamo sì o no, qua sono anche sovornati, uno da chi non mi potrebbe, due su, ma lei sa le ho scritte, le ho lette, te le ho pure dette adesso, eccole qua, guarda, se vieni le vedi, me la scrivi tu la domanda, che problema c'è? La prepari, la scrivi, così vedi. Allora, ne mancano due, se mi fate proseguire con ordine. Ne mancano le ultime due. Se mi fate proseguire con ordine, microcredito, guarda dove sta, ecco, vabbè. Allora, l'altra domanda era quella che aveva fatto Giovanni, ma non so se la possiamo rivolgere a questo punto a Chiodi, sul discorso perché per due anni la casa non si può vedere parità di trattamento. Non è tanto quello il problema. E perché in 20 anni poi deve comunicare, e questa è la domanda che avevi fatto tu. Poi c'è la penultima domanda, che è quanto recepisce la legge della legge di iniziativa popolare con la regione, e l'ultima, ma non è l'ordine, non è necessariamente questo, è la questione del 2% sulla ricostruzione artistica, e perché qui ci avevamo legato anche quanti sono gli uffici di proprietà della regione e sui quali è stata applicata a questo punto la legge del 2%. Va bene? Questo è quello che più o meno, adesso su questo ci lavoriamo. E le due proposte, c'è il microcredito, ma l'altra volta aiuto, vieni qua, sta all'interno dell'economia, comunque, tasse, zona franca, 350 domande, un filtro va fatto, quindi io chiedo a persone che hanno un cervello di rivedere questa lista, di fare una scremata adesso e poi di far girare per posta elettronica, di far girare per... se non ci sta il microcredito, se non ci sta la domanda mia, io non me la prendo. Guarda, io vorrei solo capire se intendiamo fare queste proposte a nome dell'assemblea o se le faccio personalmente, perché sono proprio 10, non so. Noi dobbiamo noi ci abbiamo un accordo che lui viene qua a rispondere a delle domande, non viene a sentire le nostre proposte. Abbiamo detto anche che gli portevamo avanti delle proposte. Vabbè, intanto su queste non puoi controllare se... La democrazia è un'arte difficile. Allora, intanto su queste domande, queste sono le aree che abbiamo individuato e mi sembrano, come diceva Peppe, io concordo precisamente in quel discorso e come diceva prima Totò che se n'è andato, che le due domande fondamentali sono quelle lì e su questo non si discute, sono le prime due cose che ho scritto e stanno all'inizio di tutta la lista. Poi le altre, se riusciamo a dargli una forma anche, ma soprattutto secondo me nelle domande si deve essere sintetici, cioè non si può fare tre ore per fare una domanda. Allora, non so, oltre alle domande vanno fatte delle proposte. Enza, ci saranno altre assemblee per fare le proposte. Ci sarà tempo per fare le proposte. Ma perché dobbiamo rovinare sempre tutto? Abbiamo un'occasione importante, scusa, che non possiamo sprecare, no? Vale troppo per la comunità, per il bene di questa città. Non possiamo noi sbrodolarci, stare due ore, parlare noi di proposte megalitiche e lui non dice niente. No,
E allora facciamogli le domande, vediamo che risponde, la prossima volta facciamo le proposte. E poi come abbiamo fatto l'altra volta, ci scusami, teniamo non ce l'ho con le nostre domande, con le nostre perplessità, se è il caso uno si alza e la fa la domanda, voglio dire, mica è una dittatura, no? Cioè, però intanto dobbiamo avere un passo per andare all'assemblea in un certo modo, non la possiamo improvvisare l'assemblea, non possiamo permettere che vada persa l'occasione come dice lui, io credo che dobbiamo fare il contrario e dobbiamo permettere anche a Chiodi di risponderci per esempio anche sulla tua domanda, gliela scriviamo e lui se va a vedere che è sto microcredito e magari ci dice secondo lui se intendono perché no, perché no, non si può vedere, infatti secondo me non c'è, no perché capite, non è che i capiti conto di cosa qua ci sta una città che muore, Enza, la domanda da fare. Perché tu consideri meno 5.000 euro, 5% va in banca senza il mio credito, te lo dà pure senza credito. Cioè questo è il concetto, noi stiamo a ruotare la settimana sempre su questa cosa, è vero. Ma se vuoi guardare a quel tasso, se tu sei disposto a pagarlo di 5.000 euro, voglio vedere qual è la banca che ti chiede le garanzie, non te le chiedono a 5.000 euro, se sei comunque o no. Ma guarda che un figlio, scusa Enza, non ce l'ho con te, un figlio a un'azienda di 50.000 euro lo fa qualunque banca, se è un'azienda sana che ha un bilancio in pareggio dell'anno precedente, un figlio da 50.000 euro non si nega a nessuno. Peggio ancora. Non possono accedere. Esatto. Ma tu adesso l'altra parte peggio. Esatto. Allora tu ti stai fissilizzando, scusa il termine, su questa questione del microcredito. Allora, per quanto riguarda il discorso delle attività produttive dell'economia alle quali deve rispondere Chiodi, il microcredito è la goccia dell'oceano. Il discorso del microcredito che abbiamo fatto noi per il consorzio è una cosa che esula la commissione Giochi, è una cosa che esula dalla regione. E noi abbiamo posto all'attenzione della commissione questo aspetto in funzione dell'utilizzo delle donazioni. Allora, nemmeno tanto fossilizzandoci noi su questo discorso dei 5.000 euro o dei 25.000 euro, perché io ho chiesto il prestito alla banca in tempi forse anche peggiori di questo, cioè dal mio punto di vista economico, ho portato lo stipendio per mi hanno dato 25.000 euro, punto. Vabbè, allora, abbiamo finito? Penso che possiamo chiudere qua, va bene, siete d'accordo? Okay. Allora, chiudiamo qua, io ci lavoro, ne ripartiamo perché tanto c'è ancora tempo e domani provo a buttarla giù. Lavorateci pure voi, sì, però ci sono una parte che vanno gli altri. Buonasera a tutti gli ascoltatori da Piazza Duomo Presidio dell'Assemblea Cittadina. Ciao.